Inizia in questo momento il match, manovra con Cornacchia che la mette giù, il taglio è efficace, Cornacchia in area di rigore, palla che resta viva, poi Keita da fuori, Maniero. E Guelfi che va al traversone in area di rigore, Puskas di testa, palla sul fondo, cross al centro all'altezza del secondo palo, il colpo di testa in beata solitudine di Cornacchia. Il pallone dentro, il tentativo di testa e la parata da parte di Maniero. Parte proprio Tassi, direttamente in porta, rischia qualcosa Bordine che cerca addirittura la presa, la palla gli sfugge. Varese che attacca ancora con il taglio di Cornacchia, in possesso del pallone, cerca una conclusione mancina, è impossibile. Movimento di Keita, alla meglio Longo che la mette giù subito, aggressivo ai suoi danni, il tentativo e poi il fischio del direttore di gara. Attenzione, momento chiave della partita. L'espulsione di Sciacca che però indica al direttore di gara che sia stato Longo l'autore del fallo. L'uno contro uno. Silenzio qui a Gavirate. La rincorsa di Bordin che porta in vantaggio i suoi. Un portiere a segno. E adesso l'Inter è sotto di un gol e di un uomo. Inter che ci prova a ribaltare questa partita che è ricominciata. Arriva in appoggio da Boa, l'azione solitaria di Camara in area di rigore. Camara fa tutto da solo, poi va giù. L'arbitro fa segno di continuare, si arrabbia la panchina interista. Pronto Camara, la palla all'altezza del secondo palo. Il colpo di testa da parte di Sciacca. Pronto l'ex giocatore dello Spezia. Che la mette in mezzo, il pallone dentro. E c'è la deviazione in calcio d'angolo. De Guelfi che controlla, e Guelfi da fuori, e Guelfi! E la palla sul fondo, l'occasione per l'Inter. Il pallone dentro, il colpo di testa e il fallo. Calcio di rigore. Calcio di rigore in favore dell'Inter. La rincorsa da parte di Camara e la parata di Bordin, incredibile. Un gatto Bordin, decisamente l'uomo della partita. Attenzione ancora al Varese che ci prova con questo tiro da fuori, senza troppa velleità. Nciama che prova l'azione personale, ancora Nciama, fa tutto da solo, arriva al tiro. C'è possibilità per un'ultima azione, la palla filtrante in zona Camara, attenzione in area, Camara è solo, Camara! Il pareggio dell'Inter con Gaston Camara in 9 al 94esimo, l'Inter trova il pari con l'azione di Gaston Camara, la forza della disperazione, il finale d'orgoglio, morale, è qualcosa che ci voleva. 1-1. Con il gol di Camara al 94esimo. Nell'unica palla sostanzialmente che ha avuto al di là del rigore Gaston Camara. Non ha sbagliato. Buco della difesa del Varese. L'Inter in 9 ha trovato il pari all'ultimo respiro. Il recupero ancora di Camara. E l'arbitro dice che basta così. L'Inter proprio all'ultimo respiro in 9 uomini trova il pareggio grazie a un gol di Camara favorito da una disattenzione della difesa del Varese. Un pareggio incredibile per come si era messa la partita. Un pareggio che cambia poco probabilmente a livello di classifica, ma può tornare buono per il morale. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di...